fuck is wrong with you? Ok. Scappa. Vai sulla cosa di... sulla passerella di legno. Hai capito? Quindi non è che il pesce è una roba a parte, è lui che diventa un pesce. No, no, lui interessante. Diventa un pesce. Allora, l'idea che mi sono fatto è che praticamente sta madre bastarda... Cosa ha combinato Miranda? Ha usato sta muffa per infettare sti... Ha raccolto sti cristiani... come si dice, no? Sta gente senza famiglia, senza... Sti reietti. E ha usato la muffa per trasformarli e plasmarli a immagine e somiglianza di quella fiaba di merda che leggevamo alla bambina. Sì, che ti ricordi che parlava del pesce, della bambola? Sì, esatto. È particolare, niente, ci buttiamo di sotto. Allora, a sinistra per la clinica e a destra... No, andiamo su. Esatto. Sento dei rumori. Gatehouse. Ah, ho capito. Qua è tutto azzurro, però intanto da dentro la gatehouse. È tutto azzurro e c'è... Mi sei sicuri di dover andare qua? C'è uno schema per accendere la roba. Ah, non va, non c'è corrente. Ripista la corrente. Ah, guardalo lì, la the diga. Best. Buongiorno, sentivo dei rumori di Cristo. Lo sento respirare, ma dove cazzo è? Ecco, ecco. I've procured some new items for you, Mr. Tenters. Allora, salviamo. Ma la clinica di Muto dove vai? Vai, dire lì. Aspetta, io sono qua che compro, faccio, bestemmio. Have a wonderful adventure. Grazie a lei. Salviamo. Guarda quanta carne. Ah, vediamo se posso già cucinare qualcosa. Welcome, di bestiale, visto che abbiamo ammazzato i porci. È poco però in realtà, che sto guardando prima, ma... Ah no, è tutto permanente. Io l'altra sera pensavo fosse solo qualche cosa. È tutto permanente. Ciorba. Faccio una ciorba de porc, la posso fare. Il danno ricevuto in guardia, se no... La salute aumenta molto, preferirei questa. Aspettiamo ancora un attimino. Qua c'è uno schema. Il cubo di Rubik. Sì, quello lì è per quando avremo la corrente. Drenamolo, facciamo uscire sto stronzo dall'acqua, però ammazziamo. Anche perché l'uscita, esatto, ha detto che è sott'acqua. Però dall'altra parte la clinica di Muro. Dobbiamo andare lì per forza. Non possiamo andare in altra. No, linea. No. Sì, c'è dall'altra parte. Può andare. Se esci nel corridoio prima c'è una strada. Ah sì? C'è una porta. Sì. Che porta su. Ah. Infatti sto andando lì. Boh. Mi sento ispirato da qua. Secondo me allora andiamo alla clinica. No. Nella clinica. Perché... Comunque me l'aspettavo ancora più action. In realtà non lo è stato tantissimo. Cioè, per adesso... Se poteva essere peggio. Esatto. Ci sono state un po' di rivelazioni interessanti. Con Chris, eccetera. Fine... Che niente, non ci resta che scegliere in realtà. Dove vuoi andare? Su o giù? Ma andiamo alla clinica. Andiamo... Perché, ma ti spiego perché. Su non vedi che si apre in un'area più larga? A me non mi sembra così. A parte che non puoi andare per la clinica perché è tutto franato. Ah sì? Sì, quindi bisogna andare solo su. Allora, boh, sti cazzi della clinica di merda. Vieni qua. Tuttavia questo è già il terzo, lo sgorbo di merda. Ok, allora. Questo è un respiro.
Questa manovella è vecchia e consumata, sembra possa staccarsi da un momento all'altro. Spero non si rompa, ce ne resta solo un'altra, quella del secondo mulino. Dammela, dov'è? Dammi sta manovetta. Dove cazzo è? Attenzione. Ah, è appesa qua. Qua ci sono dei polli leggendari. Nella gru. Non ammazzare i polli. Poi vado ad ammazzare i polli. Mi devo fare la ciorba de pollos. Qua. Minchia, però pigliati col coltello e esci. No, pensate. È che si stanno fermi. Ricordiamo che ci dissociamo dalla violenza sugli animali. Ma detto ciò. Oh, ho preso, tagliato. Raccogli frammento di cristallo. Beh, adesso l'ha sì. Preso. Polli abbiamo fatto fuori. Niente, andiamo a vedere se qua dentro c'è sta manovella da fotterci. Secondo me qua crolla tutto, eh. Prendiamo la manovella, arriva il pesce e crolla tutto. Munizioni pistola. Esatto, lì la manovella. Lasciala ancora lì. Mi spacco tutto. Pianta verde, grazie. Visto che qua mi gaso a sprecare le cure. Qua c'è una capra di merda. Sei sceso giù? No. Sono qua nel mulino. La manovella non la stiamo ancora prendendo. Qua si può scendere. È appunto quello che ti volevo chiedere, infatti. Prendiamo la manovella e scendiamo, niente. Tanto se si può scendere non penso che spacchi. Ah, interagisci. No, raga, non volevo. Ok. Va bene, niente, ci è rimasta la manovella in mano. Seriously? No, l'abbiamo rotta. Porco. L'abbiamo rotta, porca. Scendiamo giù. Aspetta, però c'è un coso da prendere, da interagire ancora. Dove? Ah, no, è vero. Perché è rotta la manovella, non possiamo ancora girare. Dobbiamo scendere giù. Scendiamo giù. Magari qua sotto c'è l'altra. Ha parlato di un secondo mulino. Ha detto se si rompe questa la vita è bastarda. Bisogna andare al secondo mulino. Qua? Che è quello là. Lo vedo qui. Mo' arriva il pesce. Allora. Io uso. Vedi che ci sono delle travi con dello scotch giallo. Sì. Se si passa il pesce sotto magari spariamo. O dobbiamo già sparare adesso. Ma io in realtà sono andato un po' a cazzo in uno. Adesso questo qui sarà da rompere come abbiamo fatto prima. Incredibile, io ho sparato e non è successo una minchia. Va bene. Cazzo. Via, 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 via. Correre, correre, andale, 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 andale. Munizioni pistola, grazie. Qua è un po' come Super Mario. Calcola il tempo di cui passa, poi passi sul ponte. Vedi, qua butti giù questo. Sì. Cazzo, devo rompere sto cazzo di cosa? Come lo rompo? Ho tagliato un pezzo. Senti, ma di oggi me ne è già sucata la minchia. Fa, allora. C'è sta torre da buttare giù. Ho rotto un pezzo, ma non so l'altro dall'altro lato. Ah, devi far tutto il giro del cazzo. Sei fermo. È brutto Cristo. Questo qua. Allora. Aspetta che quello mi sta rompendo il cazzo. Gli hai sparato, immagino. No, non gli ho sparato. No. E se spingo questa che fa? Sta arrivando. Io do in testa. No, mi fa da ponte lì. Non sto molto capendo. Apri. Ok, qua c'è una cassa da rompere. Lei. Che schifo, ma non toccare. Spingi sto cazzo di furgone di merda. Ah, perché sta
sta galla. Scusami, come mica ci torno? Che schifo la manovella con i vermi qui. Immagino così. Ah. Guarda come cato vado a sta distruzione. Però sti puzzle di sta minchia. Boh, sono morto. Ma che cazzo è sta roba? Sono morto. Allora, siamo calmi. Questo è un puzzle da fare, non molto semplice. Questo abbiamo tirato giù. Sì. Se io tiro giù questo. E alza questo. Ah, sono tempo. Sono veloci. Sono veloci. Okay. Ok, sono morto. Allora, ho capito cosa cazzo devo fare. Ok. Prima volta che sono morto, ricomincio. Ok, allora. È tutto a tempo, allora. Prima l'ho fatto tranquillo, allora, via. Via. No. Ok. Sono passato. Shit. Aspetta. Allora. Lucini Magnum. Aspetta, Ah, te sei indietro. Altro che. Sì, appunto, io indietro, perché sono morto. Cosa cazzo? Allora, uno, due, tre. Corri. Allora. Ma Cristo, Ok, ce l'ho fatta, sto spingendo quel cazzo di coso sotto. Allora. Ok. Secondo me bisogna fare. Bli prima. L'ho già fatto. Rosso dopo, giallo per ultimo. Corre. Esatto. Ok, io sono arrivato dove dovevo arrivare, ma qua poi dove va? Ah, questo perché salta, rompe i coglioni. Che cazzo vuoi? Vai via. Che c'ho da fare? Granata ce l'ho. Il migliore ci fa. Mi piace tutte granate per poi. Finite di dir cagate? Allora, di qua. Spingiamo sto cazzo di cosa. Qua dentro mi sa che è di nuovo dove devo spingere, esatto. Porca troia. Indubbiamente un livello di schifo non indifferente ce l'abbiamo anche in questo Resident Evil. Allora, aspetta, devo usare le mine di prossimità perché insomma bloccato. Allora, io qua sono in un posto che non capisco se serve per forza una granata. Sì, sì, se ce l'è la melma, sì. Io non ce l'ho una granata. Il discorso è che ce n'è un altro modo per... Io ce l'avevo una, però il discorso è che non so come buttare giù la melma, magari sparandogli va via, secondo te. La mina? Ho provato con la mina ma non me la fa piazzare. Dove a me invece sì, io ce l'ho fatta con la mina. Okay. Che tra l'altro avevo creato per sbaglio, quindi mi è andata super di culo. Che io avessi sta mina. Cioè fammi capire, se uno qua non aveva un esplosivo... se lo girava nel culo. Ma il fatto è che adesso sono bloccato perché la mina nella barca non me la fa mettere. Nella barca? Vai avanti. Vai poco più avanti. Ah,
Noi cerchiamo che qua sotto c'è, prima di andare sulla barca di vedere se c'è. E questo è un problema. Bomba. E questo è chiaramente un problema. Vabbè, io ho creato una granata. Ok, io posso crearla. Attenzione, non posso creare, non ho preso il trigetto. Io penso sono morto comunque. No, e allora io penso sia impossibile che il gioco ti permette di bloccarti così, dai. Sembra un'idiozia. No, perché è un problema. Perché non mi fa piazzare la mina. Cioè, o la melma va via sparandogli anche, ma non penso. Ma raga. Io provo a fare una roba. Ah sì, basta sparargli col fucile a pompa, vaffanculo. Ma ci fa. Sì, perché io mi sono preoccupato un attimo, perché ho detto no raga, io sono granate qua. E io sono entrato adesso nel. Che cazzo devo fare? Ah là dall'altra parte. Ah, c'è il lucchetto, ok. Tiro giù la scala a pioli. Mi spiace aver sbloccato. Dammi sta manovella. Basta, spacca coglioni. Dai. La manovella, più su, più su, sempre più in alto. Qua? Ci pisciamo? Vai, vai. Shawn Michaels. Sexy boy. Io penso la manovella, ma adesso è un problema. Ah, perché dobbiamo girarla. Esatto. I'm not your boy, toy. Sexy boy. Manovella. Okay. È in assedio. Esatto, e facendo così abbiamo riattivato la corrente. Almeno a me ha riattivato la corrente. Adesso io sono ancora un po' indietro, ma... Sì, niente, di solito torna al primo mulino di Fashion Michaels un attimino. E poi c'è da pisciarsi. C'è qualcosa che non va. Guarda. Quanto ci dai che ho registrato il nulla? Non ci credo. Pure io sono live. Mi dice che sono live, perché non me la fa vedere la mia live? Forse è solo il mio telefono di merda. Tutto un patto. I think you're cute. No, I'm sexy. Di qua? Tutto allora. Sexy boy. Scendiamo giù. No, dove cazzo dico? Scendiamo giù, sì, esatto. Giusto? Sì, uh-huh. Parece giusto. Niente, praticamente, siccome... Allora, siccome abbiamo... No, 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 assolutamente, sbaglio strada. Tutupà. E niente, adesso c'è la scala a pioli, ma c'è la strada sbagliata, perché... Ma dove cazzo vado? Ma che strada a pioli? Ti ho detto, devi pigliare il cavo Fashion Michaels. No, l'ho fatto, Shawn Michaels. Arrivo nell'atto mulino, attivo l'energia. Attivi l'energia e boh, basta, c'è la strada. C'è sentiero. C'è sentiero. Non devi scendere giù, quindi. Sono un coglione, sono sceso giù. Arrivo. C'è sentiero, effettivamente. Sono sceso giù, me ne devo di buttarmi dalle grinfie di questo. Cosa? Sono scappato, ma ci facciamo un'altra corsa, aspetta. No, no, sto sbagliando qualcosa. Aha, sgamato. Perché praticamente devi guardare l'antenna. L'antenna vuol dire che i rossi infila nell'altro senso. Ok, allora. Ok. Quello nero è giusto. Questi devono essere. No, raga, però così no, eh. Cosa hai visto? Allora, no, che ci sono i colori ingegni coglioni. Allora.
ce l'ha rotti i coglioni queste cose. Io penso di aver fatto, Beppe. Ma ascolta, che ti frega di colori? Devi solo seguire, anche se non riconosci i colori, devi seguire lo schemino. Cioè, quello centrale in basso è rosso, non è nero. E deve essere spento, praticamente. Allora, no, devi stare fermo. Guarda bene, girati bene il disegno, vedi che c'è un'antenna, devi seguirti l'antenna. Ah, ok, che coglione. Quindi quello spento, rimane spento ed è lì a destra, non puoi sbagliarlo. Ok, poi capito. Ok, devi fare... Non rimane girato però sto coso, no. Sto foglio non rimane girato se tu No, non rimane girato. Quindi è blu, bianco, arancione. Allora, più bianco, arancione. Poi la fila sotto è bianco, arancione, nero. La fila sotto ancora è arancione, blu, blu. Ok, blu. Blu, bianco, arancione. Aspetta, però sti figli di troia si cambiano. No, così è un casino. Quando ne schiacci uno si cambiano gli altri. Un problema. No, raga, così è un problema, sì. Già, per me è un problema, adesso mi faccio ma una foto. Ma che cazzo di versi fa sto Cristiano? No, ma perché sono coglione? Aspetta. Che cazzo ho combinato? Okay. Blu, bianco, rosso. Bianco, arancione, nero. Voi invece mi sono fatto la foto, allora. Rosso. Ok, così, boh. Basta. Blu. No? Allora. Allora, blu. A meno che questo non debba diventare un altro colore ancora. No, i colori sono tre. Cosa sto sbagliando, signori? Qual è il problema? Arancione. Bianco. Blu. Blu, bianco. Blu. Ma porco... Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok, anch'io. Interagisci. Vai, va. Allora gira nel culo questo. Questo muore così adesso. Boh, adesso dobbiamo andare giù a menarlo tendenzialmente. Guardalo lì. Fondamentalmente... Oh cazzo. Ok. Seguiamolo. Io ho sparato proprio. Ma io finché non mi toccano. Adesso magari ci libera il passaggio alla clinica. No. Boh. È andato via. Però qua c'è un cassone. C'è un, non un cassone, un tesoro. Barile. Un barile. Tesoro? No, c'è mi tesoro, c'è un barile e c'è mille lei dentro che non fanno schifo. Cosa c'è? Caricatore maggiorato, certo, andiamo. Attenzione. 1 ottobre, giorno di sole, madre Miranda mi ha portato 5 abitanti del villaggio, proprio come avevo chiesto. Li ho addormentati con un liquido e poi gli ho messo il cadù nella pancia. Non vedo l'ora che il cadù cresca nelle loro pance. Che cazzo è sto cadù? Quattro abitanti del villaggio stamattina erano morti. Uno è quasi un Lycan. Li ho mandati a fanculo nel laboratorio sulla montagna. Ho fallito di nuovo. Madre vuole involucri forti, ma non ci riesco. Servono più persone. Quindi questo pesce di merda faceva esperimenti per involucri. Per qualche... Non ho capito perché le servono gli involucri. Sta qua. Vai. Caricatore maggiorato per cosa? Monta parte. Che zarria. Va bene. Non ancora. Allora. Sta casa è blu, non me lo dice manco. Andiamo giù. Non te lo dice. Devo sparare. Quindi... a quello? No. No, io mi sono buttato proprio giù nell'acqua. Nell'acqua? Sì, sì. Munizione di pistola. Fluido chimico e mi sa che qua c'è la boss fight. Stanno trovando un sacco di roba. Ecco. Sparegli in bocca quando esce. Sì, vediamo se dopo. No, la domanda è quando esce, dove cazzo mi ficco? Ma quando esce io sto sparando. Recupera salute, questo fa male, eh? Lo dico. Aia. Allora, se mi vomita l'acido addosso è un problema. Sì. Ah, guarda, ci sono i barili esplosivi.
Dove? Però devi anche riuscire a beccarli. Ok. E niente, bisogna girare finché non li trovi. Io ne ho trovato uno. Ah, ho trovato uno. A cazzo, uno l'ho sprecato, è un problema. Aspetta. Uno l'ho sprecato, è un problema. No. Io l'ho preso. Non vedo altri barili, è un problema. Non sto capendo. Perché i barili erano solo due e se finiscono è un problema. Io ce l'ho qua uno che non ho sprecato. Lo faccio venire davanti a me. Preso in pieno. Le mine. Senta più in sede la pistola. Vieni, mina. Vieni. Adesso le piazzo anche la mina. Vieni. Allora, prendiamo le mine in tre. È scelta rapida, mettiamole al posto del... No, devi venire qua. Cazzo. No, non stare su. Questo spruzza pioggia acida. Ok, allora. Bisogna mettersi sotto le tettoie. Vieni qua. Vieni giù. No. Perché? Perché sei un bastardo, perché? Diventato già padea. Vieni. Vieni. Aia. Aia. No, però devi far passare, se non abbiamo un problema. Allora, le mine sono finite. Però mi pare di averlo esposto. Cioè io lo vedi. Un po' d'acqua ossigenata, allora sì. Sì, però se neanche più le tettoie mi parano dei getti acidi abbiamo un problema, anche perché non ho più cura. Questo qui fa male. Cioè, sto sprecando un sacco anch'io. E che comunque per... Ma perché mi rompi il cazzo? Perché ti detesto di qua? Ho finito le mine. Posso prenderne ancora? No? Una sola posso crearne. Aspetta. Senti, effettivamente non posso crearmi una mina anch'io perché non... Ah, però mina munizioni mi creo. Mina. Ho creato una mina. Che fa questo? No. Sono morto. Boh, sono morto. L'ho ammazzato. Io ho un problema. Ho un problema che sto per morire e non ho cura. Sono morto. Ok. Sono morto. Allora. Però adesso almeno facciamo così. Ci... Cerco di sfruttare meglio le mie risorse, ora che so.
ucciso. Beh. Una volta che uno sa che cazzo deve fare. Che schifo. Abbiamo finito, morò cristallizzato. Disgusting. Esatto, diglielo, diceva. Va schifo al cazzo.